Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Cinzia di Rusty Kilo. Io vi chiedo scusa un po' per il mio aspetto, ma in questi giorni sono stato male, oggi sto un pochino meglio, ma come potete sentire la voce è ancora un po' nasale. Era dal 2014 che Rusty non usciva con un progetto, l'ultimo è stato Molotov e vabbè, lui ha avuto problemi giudiziari, è stato in carcere, se non sbaglio anche agli arresti domiciliari un anno. E una volta uscito tutti si aspettavano che droppasse qualcosa subito e invece sono usciti un paio di singoli, ma niente di più. Io personalmente avevo perso le speranze, però alla fine questo album è arrivato. Cinzia non è un nome casuale, quello di sua madre, e io direi che possiamo partire proprio dalla prima traccia, Su mia madre. Mangiavo grazie al sussidio, cadeva acqua dal soffitto, sento colpi. Siamo vivi o morti. Su mia mamma, non ho mai fatto il figlio, ero l'uomo di casa già da bambino. Su mia madre, li faccio e mi stacco da queste strade. Su mio figlio, divento ricco oppure mi uccido. Ero disposto a tutto, pure di fare un buco. Non intendo a soldi, intendo proprio ad uno. Su mio figlio, non resta vita all'angolo. Qui i muri parlano, gli ultimi dei primi, i talenti sprecati. Non vivo di rimorsi, ma di peccati. Su mia madre. Una prima traccia per cominciare un po' introspettiva, se vogliamo. Alla fine Rusty ha parlato un po' magari di quello che è successo, chiaramente non ha descritto tutto per bene, però ecco, qualcosa l'ha accennata. Mi è piaciuto molto il ritornello, sia per lo switch che c'è nella produzione che è fatta da The Night Skinny, ma anche un po' per il testo e per come suona, l'ho trovato molto adatto. Lui alla fine ha dimostrato che nonostante siano passati anni ci sa ancora fare, quindi per cominciare mi è piaciuta, ci sta, e direi di andare avanti con 44 SDMG con Capo Plaza. Non cambi la testa di un pazzo, no, non la cambi sta testa di cazzo. Sono un 44, prendo il chilo, lo apro. Bello. Sul pacco. Mi sento Pablo quando brucia un milli per scaldare i figli. Siete finti, tu lampo sopra una Porsche, una frichio. Finiremo sui libri, non finiremo sui TG. Bene. Sono 44, per davvero, per la vita, polizia. In quartiere non cambiamo vita, siamo ria. Bello il ritornello. Il fratello mi guarda dall'altro, un altro sta a fianco con me nella via. Non vedo e non parlo. Solo Dio mi giudica. La gaia mi ha cresciuto presto, fratelli all'arresto in una stanza umida. Mi chiama Rust. Spara bro, sono bastardi che vogliono farci. E se vuoi fottere il freno è sbagliato palazzo. Vabbè, sempre Plaza. Innanzitutto non so cosa intenda dire con sono un 44, non so che significato c'è dietro questo numero, e se voi lo sapete scrivetelo nei commenti perché sono curioso. Per il resto anche questa canzone ci sta, anche in questo caso ho apprezzato molto il ritornello, sempre con lo switch di beat. Rusty sì, ha fatto una bella strofa, mi è piaciuta la sua. Capo Plaza fa sempre quello, insomma, cioè diciamo che la sua abilità e forse il difetto più grande è quello di fare sempre la stessa strofa, che però comunque suona sempre in maniera decente, carina, discreta. Qua magari mi ha fatto un po' meno piacere ascoltarlo rispetto in altre canzoni, però comunque in generale la canzone in sé non è male. Andiamo avanti con Air Force Bianca. Vorrei soldi che non ho, il doppio sconto. Un'altra Air Force Bianca come quella che indosso, così in un'altra nuova se in capo la sporco. Pulivo le Air Force, ne avevo un paio all'anno. Ok. Le guardavo nella vetrina mentre aspettavo l'auto. Non avevo tanto ma non avevo altro, era ok, non mi pesava. C'è chi dormiva in quattro in una camera, noi stavamo in tre ed era una favola. La fame e la povertà non è non avere vestiti, è rimanere senza cibo per far mangiare i figli. Avevo un Air Force al mese, uscivo tutte le sere. Invece un tiro dopo l'altro andai subito fatto nel parchetto con Alessio. Vedevo fuori dalla stanza palazzi, muri e ringhiere. Non so se Dio esiste ma non hai tempo per pensarci qui dalle mie parti. Questa fino ad ora credo che sia la mia preferita. Una traccia molto introspettiva in questo caso, non come l'intro. Qua si mette a nudo completamente, racconta un po' del suo passato, di non avere soldi abbastanza, di dormire in tre in camera, insomma tutte quelle robe lì. E secondo me fa un bello storytelling, cioè oddio storytelling, si racconta molto bene, non è proprio uno storytelling. Ho apprezzato anche la produzione, che per quanto sia semplice, cioè direi che quasi suona come un type beat, comunque accompagna bene tutto questo, anche nel ritornello, che secondo me anche in questo caso è molto carino. Forse un beat un po' più serio, un po' più cupo, avrebbe appesantito tutta l'atmosfera della canzone, e invece così devo dire che comunque mi è piaciuta parecchio. Andiamo con la quarta traccia, Gangland con Noize Narcos. Voglio un legale, non d'ufficio ma il mio, te lo giuro su Dio. Sotto due pezzi alla volta, con Cinzia dietro la porta, shooter ti tirano in bocca. Per me è sempre domenica, brother, io resto tutta sulla tua testa una taglia. Sappi mia mamma, io non la amo, sta gente chiama brother, io non rispondo. Domenica
domenica mattina, lunedì c'ho un'udienza di prima mattina. Metto il PM mi chiama, è il mio avvocato che parla per me. Non vai mai night, chiediti perché. Sono nato imparato, secco che cazzo mi insegni. Taglio il pacco con il bimbi, sogno in grande, sogno mille. Tornano da me come fossero figli. Spaccio morte dal negozio all'angolo. Si alterano. I muoiono, gli incubi salgono. Bankroll, we creep, bankroll, business. Soldi nel Svizzera, fa meglio si rifà. Beh, noi Zerrasti insieme sono una sicurezza. E tra l'altro, ora che ci penso, mi è venuto adesso in mente, io sono andato a un loro concerto, o meglio, il concerto era di Noize e l'aveva aperto Rusty Kilo, proprio penso nel 2014, perché a questo punto Rusty non aveva ancora avuto tutti questi problemi giudiziari e mi ricordo che spaccarono tutto. Loro hanno già collaborato insieme, mi viene in mente la traccia proprio presente in Molotov, Death Race, che tra l'altro suonarono pure lì e sanno essere devastanti. In questo caso forse è il ritornello che non mi ha fatto impazzire, non mi è piaciuto quel cambio di melodia, in generale tutto il beat sì ci sta, un po' diciamo hardcore, però non mi ha fatto impazzire. Loro invece ci hanno rappato molto bene, posso dirlo, Noize Narcos best rapper italiano. Andiamo con la quinta, Nel Back con Gue. Sto nel back, cali nel back, oro sul neck, lì nella spray del Mac. Non credo in Dio, credo in me, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mila, cash in pila. Sono bad con l'extendo, con la faccia nel gesso, giuro falso al processo. La Lambo è così bassa, il culo è sull'asfalto, non parlo. Kilo e Pablo, muovo la testa, non ballo. Sto nel back. Ero a cena con Pasquale Assante, troppo delinquente per sto ristorante. Se capisci quando parla, pure se siamo in Italia, facciamo paura, fai il figo, ti han sucato il cazzo. A me ha sucato l'anima. Anche questa niente male ci sta, una traccia abbastanza hard, collaborazione tra Rusty e Gue. Che dire, non mi è dispiaciuta, nemmeno mi ha fatto impazzire, però alla fin dei conti ci sta. Tra l'altro ho reactato da poco Gue sull'ultimo album di Gue, vi lascio il link in descrizione se lo siete persi. Io direi che possiamo andare anche con la prossima, Botte featuring Tony F. Io non pago, io non parlo, io non faccio un cazzo. Sul muro tre fori, 10 anni dentro i pantaloni. Boni, 103 botte sul muro, non mi sento più al sicuro. Non me ne frega proprio, al collo l'oro, in testa l'odio. Nelle case alert. Ho 15 anni in tasca, 15 avevo la piazza. Il mio amico non c'è più, l'altro invece sta chiuso. Pezzi dalla finestra, tossici in fila indiana. Ergo dal tiro sulla plastica, 50 pacchi in macchina. Esporto cose tramite una tipa asiatica. Faccio sparire un capo al mese senza fatica. Ci sta, niente male. Devo dire la verità, ero abbastanza hypato per questa collaborazione, perché me li vedevo bene insieme. E infatti Rusty a me è piaciuto tanto, secondo me anche proprio il flow con cui ha rappato la prima strofa è stato devastante, molto ignorante. Il ritornello sì, carino, però la strofa di Tony in questo caso non mi ha fatto impazzire. Oltre a essere un po' cortina, mi ha detto cose che ha già detto, niente di particolarmente incredibile, diciamo così. Cioè ci sta come canzone, però mi aspettavo qualcosina in più, ad essere sincero. Andiamo avanti con Nevica. L'ho presa poco, ci ho fatto un botto. Nevica cocco in tutto il blocco, nevica cocco in tutto il blocco, nevica agosto in tutto il blocco, sembra Natale. La vende il figlio, la vende il padre, la madre, gestione familiare. In cucina, la mia tipa cucina, il mio amico cucina. Bianche le strade, bianche le scale, rubano il rame in tutto il blocco, nevica cocco. Oh Gesù, non mi fa impazzire. Troppa neve, servono sci e ski pass. Non suona neanche così male, però mi viene da dire subito primo fillerino, nel senso che non lo so, potrei anche fare a meno di riascoltarmela. Non mi ha fatto impazzire in generale, un po' ripetitiva anche sto fatto della neve, sì, è in mood con il titolo della canzone, ci sta, però non lo so, non me la riascolterei. Andiamo avanti con Amici Morti featuring Ketama. Nemici vivi, amici morti, giuro, con 8 colpi. Sta scritto se sogno cali, penso a farli legali. Sta vita non riesce a staccarla da dosso, anche dopo da morto. Amici che riposano in pace. Ok. Vogliamo l'inferno. Oh. Veniamo dall'inferno. Oh, amici che riposano in pace. Lei mi tiene 10 anni di vita dentro la sua borsa. Hey. Bambini scalzi col naso nel sacco di colla. Pagaci il conto, noi gli anni li abbiamo già pagati.
Carina, questa carina, mi è piaciuta forse tra le migliori dell'album, belle strofe di Rasti e soprattutto un bel ritornello di Ketama, qua mi è piaciuto davvero tanto, mi sarebbe anche piaciuto probabilmente sentire una sua strofa. E mi volevo soffermare su una barra di Rasti che dice una cosa tipo lei mi tiene 10 anni di vita dentro la sua borsa, cosa intende dire? Diciamo che non è una cosa nuova che magari chi spaccia, chi insomma vende droga, fa tenere le cose alla sua ragazza magari, ce ne sono tanti in giro che fanno così perché diciamo che una ragazza più difficilmente viene controllata e tutto il resto. Quindi facendole tenere un pacchettino dove ci sono 100 grammi di cocaina, diciamo così, le tiene 10 anni di vita perché equivarrebbero a 10 anni di carcere. Ok, forse 100 grammi di cocaina non sono proprio 10 anni di carcere, però che intendo dire è che nel carcere, diciamo, Rust in un certo senso non può vivere, quindi tiene nella borsa 10 anni di vita. E questo è il gioco che c'è dietro di significati. Andiamo con Su Dio. Chi sta in strada non ha cuore, gira e cuoce. Dire cuoce, per questo odio ho bisogno di un ferro con me. Qui fuori muoiono, uomini odiano altri uomini per soldi. Madri li piangono a 20 anni per 10 anni. Escono grandi, sulla pancia hanno tagli. Tanti non si vedono più tatuaggi. Vengo da case con 2 famiglie in 20 metri quadri. Di A16 con armi a 20 non ci arrivano in tanti. Vengo in serve un ferro per ogni fratello qui intorno. Qui fuori è pieno d'odio. Anche questa è carina, niente male, soprattutto perché racconta per bene o comunque in maniera interessante un po' la vita che si svolge in quartieri criminali, così come magari ci sono a Roma ma un po' in tutta Italia. Per esempio, chi diventa padre quando è ancora figlio vuol dire tutti quei ragazzi che già a 18, 19, 20 anni hanno un figlio, però ancora loro sono dei ragazzi, insomma, con la capa fresca, diciamo così. Ma in generale anche tutta quelle robe là del carcere, lui poi essendoci stato sicuramente qualcosa in più la sa. Andiamo avanti semplicemente con Droga. Faccio ben come un G al collo ricevi DVS qua Figi. Ex alti sembrano libri, fanculi vestiti che fitti. Big Mitch BMF, coi milioni dal niente, coi mattoni come cantieri. Qua dentro nessuno gioca, stiamo vendendo droga. Giro su una bello nuova, ma non è mia di prova. Giro con altri pazzi sopra un track nero. Fratto giochi, parlo di soldi, ho il logo dell'euro negli occhi. Alla destra io, fa una preghiera a Dio. Bella, 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 questa per me per il momento è la migliore dell'album, quella che mi è piaciuta di più, proprio è un banger di quelli cattivi, potenti, devastanti. Cioè lui sul beat ci sta molto bene, il beat è proprio quello, insomma, molto trap, molto con i bassi bustati, davvero è una hit. Cioè questa è veramente una hit, anche il ritornello con quel sei pazzo, cioè mi è piaciuto un casino. L'ho anche aggiunta in playlist, vi ricordo che c'ho tutte le mie playlist qui sotto in descrizione, passate, così come i miei social, e già che ci sono iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un mi piace. Andiamo avanti con Malavita. Fanno la malavita, sta gente gli taglia le dita, le manda la madre, si tagliano in cella. 2 pistole per l'aria, la tipa dall'Asia, da Mosca la cappa, la scheda è polacca. Lo Stato non c'è, ci pensiamo noi, lo Stato non c'è, qui lo facciamo noi. Finisci in ginocchio, la canna nell'occhio, l'inchiostro sul corpo. Mamma mia, dietro la schiena, i soldi fanno prrr come Gucci. Prrr. Rapper del cazzo, paga i tuoi buffi. Come non detto, ho trovato un'altra canzone che è allo stesso livello di quella di prima, se non forse addirittura più potente. Anche questa aggiunta alla playlist. Qua mi è piaciuta un casino la strumentale. Beat prodotto da Stabber, su cui Rasti secondo me ci ha rappato troppo troppo bene. Un minutino di canzone, quindi giusto una roba da spararti così e appena finisce la puoi subito rimettere in loop. Andrei con NC Perlin. Entriamo in 20, non mi serve la security. Sembra Achille Lauro. NC nel cap, NC nel cap. Troppi rap, serve una capa. Televisore 4K 24H open. Il culo è fatto e lei lo muove. Ne dà ancora un'altra, gli casca la faccia. Roma come Atlanta, ratatata nei garage, soltanto droga. Sciamo in 20 con una squadra, puliti addosso, pulita a casa. Anche questa è carina, niente male. La voce cioppata, secondo me, su questo tipo di beat ci sta molto bene. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuto sentire, o comunque avrei preferito, è che magari solo il ritornello l'avesse fatto con la voce cioppata e le strofe invece rappate in maniera normale. Però tutto sommato comunque è un esperimento che ci sta, perché la canzone non suona male. Magari uno può un po' stancarsi a sentire sempre la voce così per la durata, però diciamo che poi la canzone ti viene incontro perché non dura neanche così tanto, giusto un paio di minuti. Detto questo, io concluderei con Coma, l'ultima canzone. Giù, scacchi. Sogno la California, fuggire dalla fogna, sul polso la corona. Ho davvero mosso quei chili, toccato
sporcato le armi, sporcato le mani. Ho visto uomini per soldi diventare puttane e donne senza soldi tirar fuori le palle. Tu commenti dalla cameretta, io dormivo in soggiorno. Vecchi amici, giacca nuova, nuovo giorno, stessa storia. Ballo. Fumo viola, conto viola, fanculo il music biz, l'industria, i rapper, i beef, le views, i stream, ma oggi non parlarmi, non ci sono, non c'ho voi. Bellissima outro di Ray, soprattutto per il beat di Big Joe, che non conoscevo, o quantomeno il nome al momento non mi dice nulla, poi magari dico ah sì è questo, vabbè, comunque con queste influenze jazz, insomma sto flautino, questo sassofono, qualsiasi strumento sia, ha veramente spaccato. Rusty come al solito ci è andato bello pulito nella rappata, e in generale direi che questa seconda parte del disco per me è stata veramente devastante. Da Amici Morti compresa in poi, tutte le canzoni secondo me sono delle hit, forse tutte le migliori dell'album. Anche la prima parte è carina, infatti proprio per questo devo dire che tutto il progetto bene o male mi è piaciuto. Voi cosa ne pensate? L'album vi è piaciuto? Avete una traccia preferita? Eravate in hype? Lo stavate aspettando dal 2014? O Rusty non lo conoscevate proprio? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video, ogni reaction che carico, condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.